Im Gefechtsstand einer schweren deutschen Artillerieabteilung. Treffer Wien, Innowil, stark LKW-Verkehr. Bekämpfen Sie mit Ihrer Batterie sofort dieses Ziel. Feuerkommando! Große Ladung! Kommando! 384 Krieg! Sie sind 292! Feuerbereit abbilden! Erstes Feuerbereit! Gut! Gutes Feuerbereit! Gut! Drittes Feuerbereit! Gut! Batterie Feuerbereit! Batterie Salve! Batterie! Salve! La rabbia e l'odio dei tedeschi verso gli italiani, considerati traditori, cresce di giorno in giorno, specialmente quando cominciano a capire che la guerra è perduta. In ogni paese, in ogni frazione, ci possono essere partigiani in agguato. Dietro ogni civile è un fiancheggiatore di quelli che i nazisti chiamano banditi. È un confronto durissimo e ineguale. I partigiani hanno la capacità di nascondersi e di tendere agguati. I tedeschi, oltre a un'indiscussa superiorità militare, hanno la possibilità di comunicare via radio o attraverso i telefoni da campo. Noi non è che avessimo, non avevamo una radio, però nella zona lì a poca distanza c'era magari il parroco che aveva la radio e di nascosto sentiva, seguiva e poi veniva a riferire, insomma, poi la voce girava, insomma, eravamo abbastanza informati. In montagna raramente i partigiani hanno una radio. Per avere notizie occorre farsele riferire da chi ne ha una in casa e la cosa spesso non è semplice. Inoltre i partigiani che sono in grado di usare una radio da campo, peraltro introvabile, sono quelli che vengono dall'esercito. E non sono molti i partigiani che hanno avuto un vero addestramento militare. L'8 settembre 1943, l'EIAR, che nel dopoguerra diventerà RAI, trasmette il messaggio con il quale il maresciallo Badoglio annuncia l'armistizio. Due giorni dopo viene occupata dai tedeschi e diventa uno strumento di propaganda. Radio Roma diffonde nel centro Italia i notiziari di regime. La radio è nata per fare informazione e intrattenimento. Poi l'informazione è stata sostituita dalla propaganda, alla quale nessuno ormai crede più, se non chi ha aderito alla Repubblica di Salò. Per Mussolini il ballo è ormai finito e si è trasformato in una danza macabra. Per fortuna, oltre a Radio Roma, c'è anche Radio Londra. Direttive per l'azione. Le bande armate, come i fiumi a primavera, si ingrossano. Quando c'è stato il 25 aprile, mi sono venuti a casa a prendere, hanno detto devi venire là, devi... e loro sono stati venuti anche di notte a curare quella notte lì del 25 aprile, che c'erano i spari, i cecchini, eccetera. Loro sono stati dentro e hanno tenuto la fabbrica. Il 25 aprile 1945 il Comitato di Liberazione Nazionale proclama l'insurrezione contro i tedeschi. Per i partigiani è il momento del confronto diretto con i nazifascisti. Genova, dove ai vertici della resistenza c'è Paolo Emilio Taviani, è la prima a ribellarsi. I partigiani, armati in modo approssimativo, devono affrontare 30.000 tedeschi dotati di artiglieria. La sera del 23 aprile
vengono occupati gli edifici pubblici, il comune, la questura e soprattutto le carceri, per evitare ritorsioni sui detenuti politici. Abbiamo occupato tutte le fabbriche e abbiamo tirato fuori tutte le armi che c'erano e le abbiamo piazzate sulle cinte, sulle portinerie. Tre cose abbiamo rubato alla fabbrica. Tre pezze, una rossa, una bianca e una blu. Da queste tre pezze ne abbiamo fatte tutti foulard. E dal tetto della fabbrica a tutti buttavamo, perché c'erano i democristiani, c'erano il Partito d'Azione che li volevano blu e c'erano quelli che li volevano rossi e quelli che li volevano bianchi. Solo quello abbiamo preso alla fabbrica e gli abbiamo riconsegnato dopo l'insurrezione la fabbrica intatta.